Ciao ragazze, ciao ragazzi, bonjour! Oggi voglio fare questo video in cui praticamente mangeremo solo cose che non costano più di un euro. Quindi non so ancora come farò, penso che sarà uno dei miei video più difficili in assoluto. Mi sono alzata, lavata e mi sono truccata e adesso devo andare a cercare qualcosina per fare colazione. Pensavo di andare tipo in panetteria, sperando che, visto che è tardissimo, ma spero siano rimaste tipo delle brioche, dei cornetti, qualcosa, non lo so, che costi meno di un euro. Ho visto fare questo video, ragazzi, da uno youtuber italiano, di cui non ricordo assolutamente il nome, so solo che era un ragazzo. Tanto per dare credito, magari se lo sapete scrivetemi qua sotto nei commenti. Però mi è sembrata un'idea molto molto carina e anche un esperimento secondo me molto interessante per vedere appunto se si riesce a sopravvivere e a trovare cibo per meno di un euro. Quindi speriamo di non morire di fame entro stasera. Adesso andiamo seriamente a cercare qualcosa che io possa mangiare per colazione. Il bello è che andrò in giro con una Chanel a chiedere cosa mi potete offrire che costa meno o un euro esatto. Fa seriamente ridere la questione, ma sono pronta. Sono pronta e andiamo a provare. Prima cosa, appunto, come vi dicevo, andrei in panetteria a vedere, panetteria, pasticceria, a vedere se hanno tipo una brioche, una roba del genere, che costi un euro o meno per poter fare colazione. Non penso di poter prendere nient'altro vicino, ma almeno questo. Proviamoci, vediamo. Qui da un euro, ragazzi, non c'è nulla. Cannoli sono 2 euro, bignè 2,20 euro. Creme carsoline 3,50 euro. Ok, ci sono però i mignon. Però secondo me per colazione è un po' poco. Solo uno di questi mignon, che è l'unico a 1 euro, mi sa. Granatine 1,50. Sì, niente, proviamo da un'altra parte. Tra l'altro l'imbarazzo di chiedere che cosa mi potete offrire per 1 euro o meno is real, ragazzi. The struggle is real. Mi sto vergognando tantissimo, ma lo faremo. Ciao, buongiorno. Ciao. Una richiesta particolare, per un euro o meno, cosa puoi offrirmi? Tipo brioche o una cosa del genere? Di dolce? Sì. Di dolce solo i mignon. Se no per un euro le pizzette tonde, così, margherita. Boh, allora ti prenderò una pizzetta tonda, dai, grazie. Ho preso una pizzetta perché era tipo l'unica cosa da un euro, a parte dei biscottini piccolini. Però secondo me pizzetta a un euro non è male. Non ho voglia di mangiare pizza per colazione, ma adesso ho pensato che potremmo andare al discount e vediamo un attimino se lì troviamo qualcosina per poter fare colazione, così questa magari me la salvo per, insomma, più tardi, quando mi viene fame. Vediamo, voglio andare all'Aldi, che so che ha comunque buoni prezzi. Speriamo di trovare una brioche, che ne so, un cornetto, un kraft, qualcosa. Anzi, sapete che vi dico? Al discount ci andremo dopo, magari per la cena, ma adesso vorrei andare al McDonald's, perché secondo me ho sentito che ci sono le ciambelle a 1 euro, se non sbaglio, qualcosina, 1 euro dovrebbe esserci. Vediamo. No, McDonald's, questa non me la dovevi fare. Il McDonald's, ragazzi, è chiuso. Ed era la mia unica speranza per poter trovare qualcosa a meno di 1 euro, ma niente da fare. Con il McDonald's abbiamo avuto decisamente sfiga, ragazzi, perché contavo un sacco sul McDonald's per questa sfida di oggi, perché si trova sempre qualcosa a 1 euro lì. Adesso non lo so, c'è un bar lì, quindi proviamo ad andarci e vediamo se c'è qualcosa effettivamente che possiamo mangiare per colazione. A questo punto anche un biscotto mi va bene, vi giuro. Però vediamo cosa abbiamo qui sotto 1 euro, ma mi sa anche qui nulla. 1,20 euro, 2,50 euro, 1,40 euro. L'unica cosa che possiamo prendere, ragazzi, sono queste pastine mignon. Mi sa. Sì, perché le brioche sono tutte oltre 1 euro, anche i kraffen. Ok, l'unica cosa, ragazzi, che siamo riusciti a trovare alla fine, 80 cento, ho preso il cestino piccolo piccolo con la fragola. E questa, ragazzi, sarà la nostra colazione. Praticamente se non muoio di fame oggi, non muoio di fame mai. Ragazzi, buon appetito. Il McDonald's mi ha completamente fregato, ma adesso sto andando al discount e mi gusto questo piccolo piccolo cestino da 80 centesimi. Devo dire, buonissimo.
Ma mi piacerebbe fosse più grande. Siamo all'Aldi, vediamo se riusciamo a trovare qualcosina qua. Beh, allora, qui c'è qualcosina da bere, sicuramente per meno di un euro ce la facciamo. Proviamo questo tè alla pesca, ragazzi, da 32 centesimi. E poi volevo trovare la pasta, sempre a meno di un euro, per stasera per cena. E qui devo dire che ce n'è. Non conosco questo marchio, ma sono tutte sotto un euro. Wow, questi sono 39 cent. Le bavette, vabbè, prendiamo queste, ragazzi, 39 cent. Tutte le cosine natalizie, ma non penso che costino meno di un euro, purtroppo no. Infatti decisamente no, però che carine. Per quanto riguarda il sugo da fare con la pasta, qui c'è salsa pomodoro ciliegino 99 cent, che fa il caso nostro. Altrimenti passata di pomodoro 85 cent. E qui ci sono invece i pelati. Ok, i sughi, vabbè, quelli Barilla ovviamente no. C'è il pesto alla genovese, il ragù di soia. Pesto alla genovese siamo a 99 cent, solo che non mi piace. Amatriciana bolognese, sughi assortiti, sugo pronto, salsiccia, pomodoro ricotta, tonno, verdure, alle olive. Però non male, potremmo provare questi da 99 cent. Vediamo che cosa c'è. Sugo alle olive, le verdure al tonno, cioè c'è già il tonno dentro. Non avevo mai trovato una roba del genere. Vabbè, proviamolo, ragazzi, perché no. Quindi sugo 95 centi, il resto erano 30 cent e qualcosa. Tornata a casa, questo è il nostro bottino. Intanto vi dico che ho famissima, perché ovviamente quel cestino non mi ha saziato per niente. Allora, abbiamo la pizzetta da un euro. E poi, vabbè, lì c'è gatto Denver che, come al solito, se non mi avvicino gli do due coccole, mi chiama. Ciao, 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 sì, ma sì, ma sì, ciao. E poi abbiamo preso, allora, abbiamo 1,75 in totale, ma per tre prodotti, perché le bavette sono da 39 centesimi, poi abbiamo il tè alla pesca da 32 centesimi e il sugo al tonno, che ancora non mi è chiaro come faccia ad esserci già il tonno all'interno, cioè probabilmente è una cosa normale, ma io non ho mai mangiato un sugo che avesse già il tonno. E questo era 95 centesimi, poi abbiamo 9 cent di sacchetto. Quindi questa mi sa sarà la nostra cena per dopo. Ho super fame, ragazze, quindi mangerò la pizzetta prima di uscire, perché tra un po' devo andare a fare le unghie. E mangiamoci questa pizzetta, seriamente, perché ho una fame da lupi. Direi che per un euro non è niente, niente male. E vabbè, io poi ho una passione per le pizzette da panetteria in particolare, però secondo me per un euro ci può stare. Amo le pizzette di panetteria. Forse sono l'unica pazza, ma le preferisco rispetto a quelle dei ristoranti e delle pizzerie. Boh, non lo so, sono strana, ma sono buonissime e mi piacciono fredde. Lo so, non sono normale. Sono completamente al buio, dovrebbe accendersi la luce con i sensori di movimento. Ok, no, non si accende. Comunque, ah no, è qui. Ok, adesso si è accesa. E ho finito di fare le unghie, ragazzi, e mi è venuta un po' di fame, solo che non so dove. Ok, non è giornata. Mi è venuta un po' di fame e andrei un attimino a vedere se c'è un posto dove posso proprio sgranocchiare una cosina mini 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 piccolina piccolina, anche se dubito di riuscire a trovare qualcosa per un euro o meno, ma vediamo, vediamo, magari qui c'è un bar, potrei provare lì. Ciao, una richiesta particolare per un euro. Cos'è la maple dal de magnar, tipo? Una melanzana. Una melanzana, una zucchina? Sì, una zucchina, sì. Ok, una zucchina allora, grazie. No, grazie, non servi. Ma no, non servi, grazie. Grazie. Vai, ragazzi, sono riuscita a trovare una zucchina. Una zucchina. Vediamo se è buona. Sì, buona. Questo è stato troppo carino. Il signore, perché voleva darmi anche un pezzo di pane e un bicchiere d'acqua. Pensavo che non avessi i soldi. Mi sono sentita un po' in colpa, ho detto no, sto filmando un video per YouTube.
e non ho preso il pezzo di pane, ma è stato super 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 gentile, fa davvero piacere. Quindi un euro, una zucchina, mini merenda, non è male. Quando i gatti mangiano cibo più costoso di quello che mangi tu, ragazzi, tutte queste scatolette sono oltre un euro e Max non le mangia comunque. Mannaggia Max, mannaggia Max, le scatolette più buone, le più costose, tutte naturali, e tu non mangi, Max. Mangia, Max. Ok, siamo arrivati al momento della cena e come già ben sappiamo abbiamo quello che abbiamo preso oggi al discount, cioè queste bavette da 39 centesimi, quindi direi che se sono buone il prezzo è davvero ottimo. E poi c'è i colori del sapore, questo sugo al tonno da 95 centesimi. E questa è la cenetta, ragazzi. Le nostre bavette con il sugo, non potete sentire il profumo, ma vi dico che è buono. E adesso faremo l'assaggio. Però cena anche abbondante, diciamo. Mega, mega forchettata. Mamma te. Ciao amore. Ciao, ciao, ciao. Si sente il tonno, anche se quando lo faccio io il sugo al tonno ne metto di più. Però buono, niente di che. Ci sono i pezzettini di cipolla che non mi fanno impazzire, ma tutto sommato, ragazzi, per quello che l'abbiamo pagato questo pasto. Ragazzi, come al solito, fine video, fine challenge. Ci ritroviamo qua nel mio studio a fare un po' di considerazioni. La cosa più difficile secondo me è stata non mangiare un dolcetto dopo cena, perché avrei sforato di troppo il budget e non ho trovato nulla come dessert. Quindi questa è stata forse la sfida più grande di oggi. No, in realtà non è stato semplicissimo, come avete visto, trovare appunto pasti o comunque cosine da mangiare che fossero, che costassero meno di un euro. Non è facile, e secondo me a volte è anche giusto provare a mettersi in una situazione diversa e provare a vedere come può essere veramente dover risparmiare in modo da davvero non spendere più di un tot, e non è sicuramente semplice. Quindi è stata una cosa sicuramente interessante e strana da provare. Mi sono vergognata un sacco comunque. E questo è tutto per oggi, io adesso vado a nanna. Se volete iscrivetevi al canale qua sotto, attivate la campanella così non perderete mai il mio video. Un bacio grande, a domani, ciao!